il Vietnam, una striscia di terra lunga e stretta che si estende per tutta l'estremità orientale della penisola indocinese. Il territorio comprende una gran varietà di paesaggi, dalle aspre montagne del nord alla foresta pluviale. Hanoi, la capitale, accoglie i visitatori con un traffico che non è esagerato definire infernale, causato da migliaia e migliaia di ciclomotori, perennemente in movimento, e molti di produzione italiana. Tra un ingorgo e l'altro, la città è una delle più belle dell'Asia e vi si trova sempre un po' di tempo per un gustoso pranzetto in un'improvvisata trattoria o per un'occhiata al vicino mercato. Il tutto sotto lo sguardo divertito di un simpatico inserviente. Poi ci si perde in uno dei tanti affascinanti vicoli d'epoca, alla scoperta di un autentico spirito locale. Ed ecco il magnifico Tempio della Letteratura, voluto dal grande Ho Chi Minh per omaggiare il suo maestro Confucio. Il complesso del tempio ha una forma oblunga ed è costituito da 5 cortili interni, separati da mura d'accesso. Questo tempio è famoso perché fu anche la prima università del Vietnam, fondata nel 1076. In uno dei cortili si trova la grande casa delle cerimonie, con la statua di Confucio e le statue dei suoi discepoli più fedeli. Nel grande tempio ricco di offerte si riuniscono le persone più devote per la preghiera collettiva. Nel mezzo del grande lago della spada ritrovata sorge il Tempio della Tartaruga che, narra la leggenda, strappò di mano la spada dell'imperatore rigettandola nel lago. Il tempio è anche il luogo di culto e di preghiera per gli abitanti di Hanoi. Anche la casa di Ho Chi Minh non sfugge al fascino della vecchia Hanoi. Luce, semplicità, modestia, come piaceva al grande zio Ho e ai suoi discepoli. Il mausoleo di Ho Chi Minh raccoglie le spoglie del grande statista che diede dignità e coscienza al popolo vietnamita, che lo ricorda con affetto. L'enorme edificio è sorvegliato costantemente da gendarmi in divisa bianca che controllano una lunga fila di visitatori, tra i quali molti ex nemici americani. Il museo etnografico raccoglie preziose testimonianze sulla straordinaria diversità del popolo vietnamita, che comprende 54 etnie suddivise su 5 famiglie etnolinguistiche. Viet e Kinh riuniscono più dell'86% della popolazione del Vietnam, ma tutte le minoranze sono riconosciute e tutelate. La diversità tra i vari gruppi si esprime attraverso i coloratissimi costumi, nelle lingue parlate, nell'artigianato popolare e perfino nelle abitazioni. Alcune case, le più belle, sono state smontate, trasportate e rimontate dagli stessi artigiani che le avevano costruite. Andiamo alla scoperta del nord, dove visiteremo Lao Cai e la baia di Halong. Verso Lao Cai, il paesaggio è caratterizzato dalle ampie terrazze per la coltivazione del riso, vera specialità della regione. Tutti i toni del verde sono presenti e l'atmosfera è di grande dolcezza.
A Sapa, settimanalmente, si svolge il grande mercato che richiama la gente da tutta la valle. Le trattative di compravendita sono affidate alle donne, che indossano abiti tradizionali dai colori sgargianti, nero gli Amon, rosso scarlato i Dao e così via. In questo modo si trova sempre il tempo di aggiornarsi sulle novità del momento. Sapa era la stazione climatica più amata dai francesi. La città è ormai inserita nei circuiti turistici e nelle ore di punta si assiste ad autentici affollamenti. Allora conviene ritrovarsi sui magnifici giardini della montagna Ham Rong per ammirare le curatissime piante e per scoprire i grandi pupazzi colorati. Lao Cai è anche il luogo di convivenza per molte tribù montagnarde che, arrivate dalla Cina a fine secolo, hanno trovato qui un ambiente ideale. Incontrarli nei villaggi è l'unico modo per scoprire la loro ricca tradizione e il loro modo di vivere. L'atmosfera è idilliaca. Ciascuno si dedica al proprio lavoro con grande impegno. Il saluto festoso dei bambini di Lao Cai ci accompagna verso la prossima meta. Scendendo verso la costa appare inaspettato un sogno a colori. La baia di Along è uno spettacoloso scenario fatto di autentica poesia. Migliaia di isole e di isolotti calcarei, di varia forma e dimensione, spuntano dal mare. E la nebbia mattutina rende tutto incantevole. Sono 120 chilometri di inattesa bellezza, dove il tempo sembra essersi fermato, e la stessa UNESCO lo ha riconosciuto fin dal 1994. Al sorgere del sole tutto si anima, le barche escono in mare aperto. Nella baia vivono circa 1600 persone divise in 4 villaggi di pescatori. Varie leggende fioriscono sulle grotte che si aprono sul mare, molte ancora inesplorate. Ang Dao Go contiene la più grande grotta della baia. Esploratori francesi la visitarono nel XIX secolo chiamandola Grotte des Merveilles. Per accrescere l'effetto in spettacolo, alcune lampade colorate proiettano sulle pareti strane figure un po' inquietanti. Un ultimo sguardo a questa spettacolare baia dal mare color smeraldo e dai meravigliosi scenari unici al mondo. Verso sud, verso Oyan. Questa graziosa cittadina, che risale al XVI e XVII secolo, raggiunse rapidamente la fama come importante porto commerciale del sud-est. La sua struttura architettonica, fatta di case, cantieri, clubs, pagode, case comunali, banchine, templi,
è rimasta intatta nel tempo nonostante gli sconvolgimenti verificatisi nel corso della sua lunga storia ed è una continua scoperta a perdersi nei suoi affascinanti vicoli medievali, presi d'assalto da comitive di turisti di ogni paese alla ricerca di una qualità assolutamente inarrivabile. Oggi è tutto un proliferare di mercati e mercatini che espongono merci di ogni genere, frutta, verdura e prodotti locali provenienti da tutto il Vietnam. L'antico ponte giapponese, con le sue eleganti arcate, il tempio cinese e la lussuosa casa di Phung Hung mescolano con buon gusto gli stili cinese e vietnamita. La casa è sostanzialmente basata su quattro pilieri. Sono delle colonne apparentemente di ferro, ma che in realtà è legno dipinto. Allora, quello che abbiamo al primo piano è lo stile giapponese. E le sono partite lo stile vietnamita. Il resto delle costruzioni è di origine vietnamita. Dalla strada mandarina, attraverso il colle delle nubi che si apre su magnifici panorami, si raggiunge Hue, semplicemente bellissima, viva, trascinante, sembra la quinta di un teatro. Particolarmente ammirevole è il complesso della tomba del re Minh Mang. Il complesso si trova a 14 km da Hue, sulla collina di Khan Ke. L'insieme degli edifici che circondano la tomba è considerato come uno dei più belli dei mausolei imperiali. Contornato da uno splendido paesaggio naturale, il complesso funerario ha vari padiglioni e templi perfettamente integrati. Per evitare il possibile saccheggio, in questa stessa tomba i lavoratori sono stati giustiziati affinché non rivelassero i segreti del palazzo. Le tombe imperiali sono tuttora luoghi di culto venerati dalla popolazione. Capitale feudale del Vietnam dal 1802 al 1945, sotto la dinastia Nguyen, Hue è una delle destinazioni più popolari per chi vuole visitare il Vietnam ed è universalmente riconosciuta per la magnifica architettura di cittadelle, palazzi, tombe reali, pagode. Un vero museo all'aperto, inserito in un poetico contesto sulla banchina del fiume dei profumi. Ne sono esempi illuminanti la splendida città proibita, lo splendido museo e il sistema di tre giri di bastioni.
dall'esterno verso l'interno, la cittadella capitale, la cittadella reale e la città proibita. Davanti a noi tutta una serie di studi destinati all'attività dei collaboratori principali dell'imperatore. La maggioranza assoluta della struttura è stata distrutta durante la guerra, come tante altre testimonianze di questo paese. Molte parti della struttura imperiale sono andate distrutte durante la guerra e adesso, con molta fatica e attenzione, la popolazione contribuisce al restauro di tutta la struttura. Nel villaggio di Tubi Bleu, in un magnifico angolo lungo il fiume, ci aspetta una sorpresa. Un pranzo completo a base di squisite specialità locali, preparate con grande cura. Come in un vero e proprio corso di cucina, l'ospite straniero viene prima istruito sulle regole del cibo vietnamita e poi assistito in una prova pratica. Infine, una bella gita in bicicletta tra le verdissime risaie conclude una giornata molto piacevole. Scendiamo verso sud per incontrare il grande fiume, il Mekong, uno dei più grandi teatri della guerra passata. Guerra, parola terribile, guerra uguale sofferenza. Il piccolo, coraggioso popolo vietnamita lo ha sperimentato, pagando cara la sua voglia di libertà, prima contro i francesi, poi contro gli americani. Il Museo della Guerra è specializzato in ricerca, raccolta, conservazione e mostra di prove dei crimini commessi nella guerra del Vietnam. Attraverso di esse, il museo intende richiamare il pubblico ad affermare no alle guerre, sì alla pace. Il Museo della Guerra fu aperto il 4 settembre 1975 e oggi è membro del Sistema Museale Vietnamita e del Museo della Pace nel Mondo. Tutt'al più, oggi la marcia è un'attività fisica collettiva che le giovani reclute praticano per il piacere proprio e dei turisti, non più un simbolo di dolore come in passato. Ecco il Mekong, il fiume dei nove draghi. Il suo delta è tra i più estesi del mondo. Sulle sue acque navigano imbarcazioni di ogni tipo, che trasportano prodotti vari in tutto il Vietnam. Anche il mercato della noce del cocco sta avendo una notevole impennata, data l'estrema duttilità del prodotto. Tutto il paesaggio è caratterizzato da una varietà incredibile di verde. Il delta è considerato la risaia del Vietnam e grazie al Mekong e all'impegno degli agricoltori vietnamiti, la produzione ha raggiunto risultati strabilianti, con un vero e proprio boom dell'export. Benché sia una zona prevalentemente agricola, è una delle più densamente popolate del paese.
lasciamo le risaie per dirigerci verso Cai Rang, il più grande mercato galleggiante del delta del Mekong. Qui, ogni mattina, confluiscono moltissimi contadini carichi dei loro prodotti e pronti a scambiarli con altri. Non può mancare perfino la venditrice di biglietti della fortuna. Situata sulle banchine del fiume Saigon, Ho Chi Minh City, un tempo si chiamava Saigon, è in fase di rapido sviluppo. La città è considerata la capitale economica del paese e mantiene l'attuale ritmo di sviluppo con sempre nuove strutture alberghiere. I viali ombrosi, i caffè lastricati e i palazzi di stile francese contribuiscono a conservare un'atmosfera tipicamente coloniale. Ho Chi Minh City è piena di luce e di giovani. Il ritmo di vita è sempre vivace, giorno e notte, seguendo l'onda dei motorini nell'armoniosamente caotico traffico urbano. Thank you.